Buongiorno, sono le 7 di mattina. Non mette a fuoco. Vabbè, ieri sera ho letto, penso, una facciata della Via del Bosco prima di addormentarmi. Sono nella mia stanzina d'hotel. Ieri ho lasciato tutto in disordine, infatti adesso sistemo un attimo prima di farvi il room tour e vi rivelo anche dove sono. No, vabbè, ma guardate che cielo meraviglioso e che vista spettacolare. Da questo lato c'è anche la pista di pattinaggio su ghiaccio e ieri sera c'erano un sacco di ragazzi che stavano pattinando quando sono arrivata e ho messo giù le cose. Ma davvero questa vista è spettacolare, si vede pure il mare. Si vede pure il mare, che meraviglia. Buongiorno, sto già procedendo con il mio make-up dopo essermi fatta la doccia. Ho un sacco di occhiaie questa mattina, ma in realtà tutte le mattine della mia vita ho queste occhiaie, quindi niente di strano. Ho dormito davvero molto molto bene, soprattutto il clima in questa stanza era ottimale, non ho avuto né troppo caldo né troppo freddo, proprio quella via di mezzo in cui si sta bene. E come vi dicevo, sono a Sanremo, una giornata splendida oggi, si spera. Ieri ha piovuto tutto, tutto il tempo da che siamo arrivati, tant'è che quando siamo tornati dalla cena eravamo lavati, anche perché c'era un sacco di vento, quindi nonostante gli ombrelli ci è arrivata acqua da tutte le parti. E mi trovo al Globo Hotel, che per intenderci è l'hotel dove di solito alloggia Amadeus quando viene al festival, quindi uno dei più centrali nella città, che non mi aspettavo così così bella, ma davvero, soprattutto per quanto riguarda la vita. Ieri era venerdì sera, c'erano un sacco di persone in giro. Io me le immaginavo un po' più come un classico borghetto italiano poco vissuto, ad esempio se penso al centro cittadino della città da cui io provengo, non è che il venerdì sera ci sono tante persone in giro, ma neanche a Monza in realtà così tante. E qui invece sarà che siamo andati nei posti giusti, ma c'erano tantissimi tantissimi ragazzi, un sacco di bar pieni. Proprio mi ha lasciato una bella impressione. Sanremo ci tornerò anche magari in un altro periodo. E oggi, come vi dicevo, andiamo a fare delle visite, delle cose che non vi potrò mostrare. Forse vi riesco a mostrare la colazione invece che faremo qua in hotel. Spero. Adesso sono le 7:49, noi ci siamo dati appuntamento alle 9 per fare colazione, alle 9:15, ma io mi sono voluta alzare un po' prima per registrare con calma queste clip e evitare qualsiasi tipo di ritardo. Non so se lo sapete, ma io sono una persona estremamente in orario, ma non solo in orario, estremamente in anticipo, sempre con tutto, e meglio così perché non mi piace far aspettare gli altri e sicuramente non mi piace essere di fretta. Anche se poi lo sono lo stesso, pure se sono in anticipo, però diciamo che già la mia mente si calma tanto quando sa di avere più tempo possibile a disposizione, ecco. Comunque, montando il vlog di ieri mi sono accorta che non vi ho detto come sarà organizzata la programmazione, nel senso quanti vlog ci saranno nel corso della settimana. Perché anche se io vorrei effettivamente registrare 7 giorni su 7, è impossibile, cioè la vedo proprio molto molto dura e infatti per questa ragione ho deciso di registrare 5 giorni a settimana, lasciando fuori le domeniche e i mercoledì barra giovedì in base ad alcuni impegni che ho già preso. Quindi domenica, domani non registrerò, quindi dopodomani non uscirà nessun video orizzontale, ma alcune clip magari verticali in cui vi apro i calendari e comunque vi faccio sapere che cosa ci sarà all'interno di ogni casella. Uguale per il mercoledì e per il giovedì. Spero di essermi spiegata. Comunque, se non vedete il video del giorno, sappiate che probabilmente ho caricato un reel verticale su Instagram, su TikTok o uno short su YouTube. Insomma, magari andate a controllare se siete curiosi per quanto riguarda la casella. In questo momento io non sto parlando tanto a voce alta perché non vorrei svegliare nessuno. In realtà non mi sembra un hotel poco insonorizzato, anzi, non ho sentito niente questa notte di rumori strani, gente dalle altre parti, no? Però vorrei evitare, insomma. È la prima volta che mi trovo in un hotel in camera da sola e devo dire che me la sto godendo parecchio.
E anzi, forse mi è dispiaciuto che ieri sera siamo tornati troppo tardi, perché non ho avuto modo di leggere con calma. Cioè, tipo, io mi immaginavo questa scena in cui tornavo nella mia stanza, mi facevo la mia skincare con calma, mettevo il mio pigiama, mettevo a leggere e da sola, e invece mi sono addormentata dopo 5 minuti, quindi. E quindi non è durata tanto questa cosa, però. Ah sì, un'altra cosa è che ovviamente questa mattina non ho i calendari dell'avvento qui con me, non li ho portati a Sanremo, però li aprirò alla fine del video quando torno a casa, perché oggi già dopo pranzo, primo pomeriggio, riprendiamo il transfer e torniamo a Milano. Dovrei tornare a casa circa verso le 7 di sera, perché comunque il viaggio dura le sue 3 orette da dove siamo, e quindi sicuramente arriverò stanca, quello è certo, però ci tengo comunque ad aprire i calendari, quindi lo vedrete per certo alla fine del video. Comunque assurdo, allora io sto utilizzando, adesso che sono in viaggio, questi mini mascara che ho trovato l'anno scorso nei calendari dell'avvento, in particolare nel calendario di Lancôme, che quest'anno non ho preso perché ho visto che era abbastanza ripetitivo rispetto all'anno scorso, e nonostante l'anno scorso mi fosse piaciuto, avevo ancora dei prodotti da finire. E la verità è che l'altro giorno mi sono messa a guardare la data di scadenza di questi mascara e durano 6 mesi dall'apertura, cioè se io li ho aperti a Natale dell'anno scorso sono scaduti. Però sinceramente non li voglio buttare via, a parte che sono ai loro tiri finali, cioè li sto proprio finendo. Questo ancora c'è qualcosa, questo no, sta finendo proprio, non ce n'è più. E quindi sì, tra pochissimo li butto. Però è assurdo pensare che è già passato un anno. A me sembra davvero che sia passati, boh, 2 giorni. Due giorni no, però comunque pochissimo, invece un anno, e io praticamente dovrei buttare via tutte le cose che ho trovato nei calendari dell'avvento dell'anno scorso, ma non lo farò mai. Tra l'altro, sempre nel calendario dell'avvento dell'anno scorso, avevo trovato questo piccolo profumino che mi porto sempre in viaggio, e anche questo sta finendo, sto terminando un po' tutto. E diciamo che effettivamente queste mini size sono comodissime per queste occasioni, perché ci si può portare un beauty estremamente ridotto. Anche questa cipria che ho usato prima, sempre nel calendario dell'avvento, l'ho trovata. Vediamo, questa ha 24 mesi, quindi questa ancora un anno me la posso tenere. Bene, bene. Non credo che metterò le lenti a contatto oggi, credo che terrò gli occhiali, perché sennò dovrei tenerle per decisamente troppo tempo. Ho la faccia ancora un po' stanca, però vabbè. Ah, un'altra mini size che ho, adesso ve le mostro tutte, quelle che mi sono portata dai calendari dell'anno scorso, è questa, che è per il contorno occhi che ho utilizzato prima. Poi vabbè, ho questo struccante bifasico che in realtà ho comprato, però ce n'erano anche nei calendari dell'avvento, solo che li avevo già finiti. Sapone per il viso, poi ho portato questo non era in un calendario dell'avvento, ma è la crema che sto utilizzando in questo periodo. Un mini deodorante, liquido per le lenti, un siero notte, e poi avevo portato anche un campioncino di quelli tipo quadrati che ti danno quando acquisti qualcosa, per il viso che ho utilizzato già, e basta. Queste sono le 2 buste che ho portato via con me, con tutte le cose necessarie, molto leggere devo dire, poi io sono uno zainetto, ci stanno perfettamente, sono stata molto brava. Allora vi mostro la camera, si entra da qui e ho a mia disposizione ben 2 letti, quello matrimoniale dove ho dormito e quello più piccolo. Ho utilizzato tutti e 3 i cuscini. Come potete vedere, questa meravigliosa vista sul mare. Lì ho già preparato gran parte delle mie cose, poi qui c'è il bagno, ma ve lo mostro subito. Vi mostro anche questa direzione, e lì praticamente ho questo splitter per cui ho, appena mi sono alzata, regolato la temperatura perché faceva un po' freddo. Ovviamente sotto le coperte si stava bene, ma visto che mi dovevo fare la doccia eccetera eccetera, ho acceso, adesso possiamo anche spegnere, e ha fatto un bel po' di calduccio. E poi qui c'è il bagno, che è davvero molto molto carino. Ah sì, c'è anche una postazione scrivania dove ieri sera mi sono messa a lavorare, infatti ci sono ancora tutti i miei strumenti fuori. E questo è il bagno, questa sono io. Qui mi sono preparata prima insieme a voi, e qui mi sono fatta la doccia questa mattina. Molto molto bello. Praticamente mi hanno dato tutta una serie di asciugamani, io ne ho utilizzati solo 2. E anche qui, vabbè, qui c'è la finestra che è, diciamo, censurata,
però fuori si può vedere una vista meravigliosa, davvero davvero pazzesca. E oggi ci faremo sicuramente un giro in centro, una bella passeggiatina, non vedo l'ora. La fame ha avuto il sopravvento e ho già mangiato il piatto praticamente. Però Sofia ha preso quasi la stessa cosa, quindi quello è questo. Mi vado a prendere anche un caffè. Allora, è concluso il nostro appuntamento della mattinata che non abbiamo potuto mostrare. Forse alle nostre spalle c'è uno spoiler. Spoilerone, direi. Ma non dico di più perché lasciamo stare. E insomma, adesso ci facciamo un piccolo giro e poi riprendiamo il transfer e torniamo a Milano. In patria, si ritorna in patria. Esatto, abbiamo anche già mangiato, ci è stato offerto del cibo, quindi siamo già nutrite. E basta, la nostra giornata adesso procederà in relax. Esatto. Ieri sera abbiamo visto le decorazioni natalizie accese e niente male, promosse. Ora non si vede tantissimo, giustamente perché è giorno. Però devo dire che Sanremo si impegna molto per il Natale. Forse dal video non si percepisce quanto questa luce accechi. Poi dobbiamo stare attenti perché qua ci arrivano le onde addosso. Ovviamente io non sono attenta. Hai un commento nel video, sì? Di oggi in cui una persona ti ha chiesto se hai usato la DeLorean. Anche io ho cercato perché su Google. Puro. Ah, perché? Ah, sì. Natale, sì, sì. Il fantasma del Natale futuro. Sì, ma aspetta, adesso racconto questo aneddoto. Buonasera, sono tornata a casa, sono 19:46. Mentre ero nel transfer che mi riportava qui, ho letto alcuni commenti che avete lasciato nel video di ieri. E praticamente mi avete fatto notare che io all'inizio del video ho scritto che è l'1 dicembre 2024. Perché io ero convinta, ma vi giuro convinta, fossimo nel 2024. Tant'è che io avevo già preparato tutte le scritte per tutti i video con scritto 2024, quindi adesso dovrò rifarle tutte. E sono andata anche a controllare in alcuni contratti che avevo firmato recentemente, in cui avevo messo, sapete che vi chiedono data, luogo e firma, no? Di aver scritto 2023, perché io non so, ero convinta fossimo nel 2024. Ho controllato e avevo scritto 2023. Quindi deve esserci stato un momento di perdizione in cui mi sono persa. Vabbè, comunque siamo qui riuniti adesso per aprire i calendari, tra cui anche questo librino, che sembra molto molto sottile e potrebbe essere un libro che leggo anche in questi giorni, quindi speriamo, però andiamo con ordine. Iniziamo con quello del caffè, che è il 2 dicembre 2023. Adesso dovrò cambiare tutte le date. Ok, questo l'abbiamo già, dovrebbe essere tipo l'altissimo. Sì, altissimo, massima esperta Nespresso, questo buono, non tra i miei preferiti, ma comunque buono. È uno di quelli corti, 40 ml, un po' dolce, buono, buono. Vediamo, quello di... il 2 è qua. Ci sarà un certo punto che dovremmo... sembra grande, ci sarà un certo punto in cui dovremmo vedere anche le caselle dietro. Ah, oh, che bello! È grandissimo questo prodotto, non è una mini size come Teodora. È un pecciocchi? Non è un pecciocchi. Ma Marco vuole sti maledetti pecciocchi per gli occhi. Non so perché, speriamo di trovarli, perché se no... Positivity, così, Bath and Shower Gel. È un bagno schiuma. Questo carino ce lo mettiamo nella doccia. Noi utilizziamo quasi esclusivamente saponette. Ogni tanto ci sta. Vado anche con quello di Yepoda. Casellina 2. Anche questa è bella pesante. Questo calendario mi sembra molto molto importante come prodotti, eh? Eh sì, è un'altra, un altro step della routine, The Must Have. Questo, di questo ne parlano benissimo, è uno dei loro prodotti best seller. Praticamente bisogna scuoterlo per mischiare gli ingredienti e spruzzare in viso e aspettare che la pelle lo assorba. Ed è questo qui, carinissimo. Apro adesso il libricino. Vediamo. Ok. Ginevra Lamberti, ma sai che ne ho parlato proprio ieri di lei? Ti giuro, che coincidenza, proprio ieri a tavola, a cena, abbiamo parlato di Ginevra Lamberti. La questione più che altro. E parlavamo proprio del fatto che volevo leggere qualcosa di suo. Sembra proprio una coincidenza. Non conoscevo questo nello specifico, questo libro. È molto famoso uno suo che ha dei fiammiferi in copertina, la copertina rosa, che dovrebbe essere più recente. Questo
Sembra interessante. Adesso leggiamo anche la lettera. Prima volevo farmi un attimo un'idea. Del 2015. Apriamo la busta. Apriamo la busta. Ho scelto tra i libri per questo calendario Ginevra Lamberti, perché è una giovane scrittrice della nostra zona. È vero, dovrebbe essere proprio di Vittorio Veneto. Esatto, ha vissuto e scrive nella nostra comunità della valle vicino a Vittorio Veneto, e la sua scrittura è intrisa proprio di sapori di questo territorio. Ciò non vuol dire che il suo ambito si limita al qui, perché il mondo è pieno di piccoli paesi e valli, di piccole storie e di provincia. Il mondo non è solo grande città, è anche piccolo paese e incontro del piccolo paese con la grande città. Nella questione più che altro ci sono anche tutti i problemi che vivono quotidianamente i giovani. Beh, tu Gaia sei giovane e qualcuno di questi temi li conosci da vicino. Il lavoro, i soldi, le aspettative, le ambizioni. Poi ognuno ha i suoi, giovani e non giovani, età e non età. Non mi sono dispiaciuti nemmeno, ne consigli altri. Non mi sono dispiaciuti nemmeno Tutti dormono nella valle del 2022 e perché comincio dalla fine. Quando era uscito La questione più che altro, che pure mi aveva interessato, avevo avuto dubbi che Ginevra Lamberti potesse ripetersi, troppo la scrittura era personale, autobiografica. Mi sbagliavo, a volte è bello tornare sui propri passi. In effetti, noi stiamo su, nella valle. Non è che sia diverso da giù, è che lassù è un altro mondo. Probabilmente nessuno, se non ci ha vissuto, può capirlo. Lì le giornate sono più lunghe, il tempo non passa mai, ma poi, quando tutto a un tratto comincia a scorrere, non lo ferma più nessuno. Bellissimo, tra l'altro le copie che mi sta regalando mio padre sono proprio le sue copie, quindi questo lui l'ha letto e lo segna anche all'inizio, infatti è stato letto nel 2015, scrive la sua firma e poi il mese novembre 2015 l'anno. Bellissimo, non vedo l'ora, tra l'altro è anche sottolineato. Moltissimi dei libri che leggo sono già sottolineati da lui, trovo che sia una cosa molto carina e mi aiuta ovviamente anche a concentrarmi su quelle che potrebbero essere le parti più interessanti, anche se a volte mi trovo a sottolineare passaggi totalmente differenti. Questo lo leggerò sicuramente. Va bene, già che ci sono, sistemo anche i beauty che avevo portato via. Tra l'altro si deve essere aperto qualcosa perché vedo fuoriuscite strane, e sistemo il mio cassetto. E il cassetto è sistemato. Dov'è? Dov'è il signor fenicottero? Sì. Che brava! Dimmi, Topina. Sei contenta? Che la mamma è tornata a casa? Sei contenta? Sei contenta che la mamma è tornata? Sei contenta che è tornata? Sei contenta? Les plafonds et les murs sont blancs. Cosa vuol dire? Cosa? Les murs et les plafonds sont blancs. Ripeti? Les murs et les plafonds sont blancs. Le rughe sono bianche? Le murs? Le mucche sono bianche e nere? Le mucche sono le vache. Ah. Le vacche. Allora non lo so. Les murs, les plafonds sont blancs. Les murs, les plafonds sont blancs. I muri. I muri? E le plafonerie? E il soffitto? Sont blancs. Sont blancs. Sono bianchi. Ma sono praticamente madrelingua francese. E di padre? Eh? E di padre? E di padrelingua? Mm. Non lo so. Grazie mille per la cena. È tutto bagnato il pavimento, perché? Perché è tutto bagnato? Perché è tutto bagnato? Buon appetito! Buon appetito! Ciao Topina! Ciao! Ciao! Ui ui! Ui ui! Basta! Basta con quelle! Basta! Basta! Sono cotta, cotta, sono ancora qui col computer e basta, mi sa che adesso vi dico ciao, vado a struccarmi, mi metto il pigiama, mi metto a letto, leggo mezza pagina, vado a dormire. Domani mi prendo una pausa dalle riprese, quindi lunedì non uscirà nessun video,
usciranno martedì, perché lunedì li prendo a registrare. Quindi domani nessun vlog per voi e nessuna ripresa per me. Vabbè, sono un po' scombinata in questo momento, ma penso che voi possiate perdonarlo. Vi auguro una buona notte. Ci vediamo comunque su Instagram.